Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui sul canale delle bombe di Vlad. Benvenuti nel sesto episodio del Fanta Vlad, il fantacalcio con le bombe di Vlad. Oggi andremo a parlare dei difensori della Serie A, tutti i giocatori che quindi noi potremmo utilizzare nella nostra rosa del fantacalcio. Ci saranno nomi classici, nomi altisonanti, top, ma ci saranno anche scommesse e giocatori che non ti aspetti, che puoi portarti a casa magari a qualche credito in meno, ma per strutturare una difesa sempre con dei titolari. Quindi nel caso di strategia con modificatore, noi dobbiamo avere sempre 4 titolari fissi e 2 titolari almeno devono stare in panchina, quindi c'è bisogno di tanti giocatori. E diciamo che la Serie A ci permette appunto di variare tanto, di poterci creare varie strategie con vari giocatori veramente molto validi. Ma non perdiamo tempo, andiamo con la prima grafica. Atalanta, Hansa De Boer, classe 1994, ottimo difensore. Lui viene dal Viviale del Groningen, passato una stagione all'Atalanta di transizione, si riconferma l'anno passato come un ottimo difensore, ben 35 presenze, 5 gol e 5 assist, che per un difensore sono tantissimi, quindi è un ottimo acquisto, io lo considero tra i top di reparto di tutta la Serie A. Alternative sempre dell'Atalanta possono essere molto interessanti: Masiello in coppia con Dimizi, che si dovrebbero alternare, e ovviamente sono delle seconde scelte se non terze, ma sono dei buoni difensori da portare a casa a pochi crediti. Per quanto riguarda tutta la valutazione dei difensori, andate a vedere il video della gestione del budget con l'asta. Lì vi spiego dove, ad esempio, i top, quanto io li faccio valere, i semi top, le seconde e le terze scelte. Nel caso di Ate Boer, per esempio, che lo considero un top, potremmo spendere addirittura fino al 5% del nostro budget. Ma vi rimando a quel video appunto per avere informazioni più dettagliate su ogni reparto. E seguite soprattutto le percentuali, non tanto i crediti, che appunto possono variare molto nelle aste. Inter, Milan Skriniar, classe 95, difensore, uno dei top della Serie A, l'anno scorso ben 35 presenze e 2 assist. Alternative molto interessanti, sempre nell'Inter, sono Godin, che come vedete è segnato in rosso, anche se lo considero top. Godin è il primo anno in Serie A, l'anno scorso 30 presenze, 3 gol e 1 assist, ma l'Atletico Madrid, quindi il campionato di Serie A è sempre particolare, c'è bisogno di un po' di adattamento, quindi magari fatevi prima due conti e poi vedete se vale la pena spendere tanto, perché Godin verrà pagato tanto. Un'altra alternativa, un po' più economica, può essere De Vrij. De Vrij anche l'anno scorso 28 presenze e 2 gol con la maglia dell'Inter. Se acquistate questi tre, io vi consiglio di prendere anche il sostituto, che è D'Ambrosio, dovrebbe giocare, e ve lo consiglio di portare a casa non più di un credito. Juventus. Giorgio Chiellini, una sicurezza della Serie A, un altro top. Consiglio lui perché ci sono molti dubbi sulla difesa della Juve. Nelle alternative vedete Bonucci e De Ligt. Tutti e tre sono degli ottimi giocatori. Per fare qualche numero, 25 presenze per Giorgio Chiellini, 1 gol e 1 assist. De Ligt, 33 presenze, 3 gol e 3 assist all'Ajax, e anche 2 gol in Champions. Bonucci, 29 presenze e 3 gol. C'è ancora un po' di incertezza qui, si vedrà se saranno alternati Chiellini e Bonucci per dare spazio a De Ligt, oppure De Ligt passerà in primo momento in secondo piano e si alternerà magari con Bonucci. C'è ancora insicurezza, io però vi consiglio tra i tre Giorgio Chiellini. Andando avanti con la Lazio, Francesco Acerbi, classe 88, ottimo giocatore, 37 presenze e 3 gol nella passata stagione. Vi consiglio Radu e Vavro come alternative. Radu per la sua titolarità, non tanto per i bonus, porta veramente pochi bonus, ma avere un difensore che è sempre titolare, soprattutto appunto con il modificatore di difesa in una difesa a 4, è importante. Vavro è una scommessa, primo anno in Serie A, però può fare cose buone. Ora passiamo al Napoli. Due giocatori in foto, c'è un solo nome, Kalidou Koulibaly, ma come vedete nelle alternative c'è il suo nuovo compagno di reparto, Manolas. Koulibaly comunque classe 91, il top della Serie A anche lui, 35 presenze, 2 gol e un assist la passata stagione, una sicurezza, non ho molto da dire su di lui. Interessante l'acquisto di Manolas, lo potreste pagare un po' di meno, infatti io lo considero un semi top. 27 presenze, 1 gol e un assist la passata stagione con la maglia della Roma.
Una scommessa che troviamo qui nel Napoli di Lorenzo, classe 93, terzino, l'anno scorso 37 presenze, 5 gol e 3 assist con l'Empoli. Quindi ottimi numeri per Di Lorenzo che si potrebbe riconfermare nella squadra di Ancelotti. Se prendete Koulibaly o Manolas, io vi consiglio anche l'acquisto di Kyrkjes. Roma, il bomber dei difensori, Alexander Kolarov. La passata stagione 35 presenze, 8 gol e 1 assist. Numeri veramente da centrocampista, potremmo dire. In alternativa a lui, che è una sicurezza, vi consiglierei Mancini, 30 presenze, 6 gol e 1 assist. Ormai dovrebbe essere il vice Manolas, passato appunto a Napoli. Florenzi, anche lui, potrebbe giocare addirittura più avanzato da centrocampista, 29 presenze, 3 gol e 2 assist. Come sostituto di Kolarov, quest'anno vi posso consigliare Spinazzola, che si potrebbe alternare appunto con Alexander Kolarov. Torino, Armando Izzo, storia molto travagliata, i più di voi la conosceranno. Classe 92, un ottimo difensore. L'anno scorso, ben 37 presenze, 4 gol e 1 assist. Ha già segnato un gol nei preliminari di Europa League appunto con il Torino. Però da monitorare in queste ore la sua situazione infortunio, dove si prevede un infortunio alla gamba, appunto rimediato durante le qualificazioni all'Europa League. Comunque un ottimo difensore. In alternativa ai suoi compagni di reparto, Nkulu, ve lo consiglio, 36 presenze e 2 gol l'anno scorso, e De Silvestri, esterno, con 32 presenze, 2 gol e 4 assist. Quindi anche lui è un giocatore che porta molti bonus e lo potreste portare nella vostra rosa per pochi crediti. Prossima squadra è il Parma, Bruno Alves. Come vedete, ho scritto chiaramente seconda scelta, non lo considero né un top né un semi-top, ma è un ottimo giocatore. Perché titolare, un classe 81 che segna parecchio, 33 presenze, 4 gol e un assist la passata stagione, lo portate a casa per non tantissimi crediti ed è titolare e soprattutto ha dei buoni numeri. Le alternative sono Gaiolo e Laurini, li considero alternative ovviamente di reparto, ma sono delle scelte sicuramente minori rispetto a Bruno Alves, ma vi possono garantire anche loro titolarità. Attenzione a Iacoboni, che quest'anno potrebbe non avere la titolarità completa in squadra. Sampdoria, Jason Murillo, seconda scelta, classe 92, ottimo difensore, primo anno in Serie A, quindi l'anno scorso ha giocato poche partite, da monitorare anche lui. Può essere però un buon acquisto, vedremo come si integrerà nel nostro campionato. Alternative è Berezinski con De Paoli, le considero entrambe le seconde scelte, portateveli a casa per non più del 3% del vostro budget tutti e due. Genoa, Cristian Romero, anche lui una seconda scelta, classe 98, giocatore che è già stato assicurato alla Juve, dovrà giocare quest'ultimo anno con la maglia del Grifone, poi passerà ai bianconeri. 27 presenze, 2 gol e 2 assist la passata stagione. Compagno di reparto, Zapata, seconda scelta anche lui, lo prendete forse anche meno rispetto a Romero e vi garantisce titolarità. Il video di oggi termina qui, vi ricordo il nostro hashtag SOSFantaVlad per domande e consigli sul Fantacalcio. Vi invito ad andare in descrizione, ci sono i link di tutti i nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, il nostro sito www.lebombedivlad.it. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche e vi invito a guardare i video del mio collega Luigi Savinelli. In questo momento dovrebbe uscirmi un video in sovraimpressione, lui parla di calciomercato, quindi in questo momento è un argomento veramente molto caldo. Vi invito a guardare questi video. Vi rinnovo l'appuntamento per domenica con un nuovo video. Per oggi è tutto, ciao ragazzi!